Dopo le prime due tappe di giugno è al Giro di Boa, il trofeo della Laguna 2016 che si sta disputando in queste settimane al largo di Grado. Competizione velica promossa dalle associazioni nautiche ASNAT di Terzo d'Aquileia, Club Nautico Baiana di Torviscosa, Lega Navale di Grado e Nauti 7 di Aquileia. Un trofeo aperto a tutte le associazioni, pensato per promuovere la conoscenza del mare, delle manovre in barca e per favorire l'amicizia tra i soci, sempre crescenti negli ultimi anni, come testimonia uno dei promotori. Gianni Yerman ci racconta questo trofeo della Laguna, un appuntamento ormai molto sentito da parte dei soci delle varie associazioni presenti qui tra Aquileia e Grado. Sì, allora il Trofeo della Laguna ha una storia ormai vicina ai 20 anni, nasce da un'idea delle associazioni che si trovavano sulla Laguna di Grado per far uscire i propri associati e fargli fare un po' di sport, diciamo. Poi si è sviluppata ed è diventato qualcosa di abbastanza grosso, infatti arriviamo a schierare anche 80-90 barche nei momenti di punta. Per questo motivo è stata creata un'associazione vera e propria che si chiama Trofeo della Laguna, appunto, come il relativo campionato, e un consorzio di associazioni in realtà, perché ci sono tre associazioni fondatrici che sono la Nauti 7 di Aquileia, l'ASNAT di Terzo d'Aquileia e la Baiana di Torviscosa. Queste tre associazioni hanno messo in piedi il tutto, però in realtà il Trofeo della Laguna si svolge su quattro prove, ognuna delle tre associazioni ne prepara una, in più abbiamo la Lega Navale di Grado che, pur non essendo fondatrice del Trofeo della Laguna, si è aggregata e quindi organizza anche lei una prova, quindi fa parte del comitato organizzatore. Possono partecipare tutte le associazioni, in certi momenti ne abbiamo avute appunto alcune, tipo la Lega Navale di Montebelluna e l'associazione di San Giorgio di Nogaro. E poi la particolarità di questo trofeo è che a vincere non è il singolo con la barca, ma l'associazione. Quindi abbiamo un trofeo che si chiama Trofeo della Laguna, che viene vinto dall'associazione che totalizza più punti, quindi chi porta fuori tante barche ha la possibilità di vincerlo. Ed esiste anche un altro trofeo invece alternativo che si chiama Trofeo Alta Laguna, dove vince l'associazione le cui barche hanno mediamente le prestazioni migliori, quindi una più tecnica e una più proprio di partecipazione. Come detto, è già parecchi anni che è in piedi e noi stiamo anche cercando di allargarlo, di farlo crescere. Per chi volesse saperne di più, per scoprire queste associazioni, questi trofei, come può fare? Allora, noi ovviamente al passo coi tempi abbiamo un sito, si chiama www.trofeodellalaguna.it, Trofeo della Laguna tutto attaccato ovviamente, e lì c'è tutte le nostre attività, tutte le nostre manifestazioni, le classifiche ovviamente che i vari partecipanti vanno a vedere, e c'è la possibilità poi anche, ci sono tutti i vari contatti delle varie associazioni, nonché del direttivo del Trofeo della Laguna, e quindi c'è la possibilità di contattarci. Magari c'è qualche associazione, che so, di Lignano, faccio un'ipotesi, che potrebbe essere interessata a schierare delle barche sue a partecipare al trofeo, ci contatta, e per la prossima stagione, perché ormai questa volge al termine, sono rimaste solo due delle quattro prove, magari se ne può parlare, saremo anche contenti, perché il nostro obiettivo è questo qui, di allargarci verso le altre associazioni. Come teatri di gara per queste regate, naturalmente c'è il mare fronte Grado, Lignano, l'Alto Adriatico. Esattamente, in questo momento tutte e quattro le manifestazioni, tutte e quattro le prove si svolgono nel tratto di mare tra Grado e Lignano, più o meno allineato con Porto Buso, che sta a metà strada, anche perché diverse associazioni escono da quella parte lì, quindi lì ci è più comodo. Ogni tanto abbiamo accarezzato l'idea di fare delle costiere, delle notturne, ma per il momento non l'abbiamo ancora fatto, ma non è escluso che in futuro possiamo fare anche questo.
Maurizio Sverzut è il vicepresidente dell'associazione Nauti 7 di Aquileia, che gestisce il Porto Canale e naturalmente collabora con le varie iniziative. Ci racconti un po' le peculiarità di questo porto. Nauti 7 nasce circa 40 anni fa, 42 per la precisione, essendo stata ufficialmente fondata nel 74. È partita con un manipolo di pochi sventurati, diciamo così, per crescere poi gradualmente fino adesso a raggiungere i 700 soci effettivi. Nauti 7 gestisce i 431 posti barca, che sono il limite dato dal piano dei porti del comune di Aquileia, prevalentemente ubicati nel fiume Natisse e nel fiume Terzo. Fiume Natisse e fiume Terzo che presentano due realtà importanti, quali i cantieri Serigi, un marchio storico delle barche a vela di importanza mondiale per quanto concerne la qualità, e il Marina d'Aquileia, che è un marina turistico-commerciale che prevede l'ormeggio di circa 250 imbarcazioni. Negli anni Nauti 7 è cresciuta sia come qualità sia come quantità dei soci, tant'è vero che nell'ambito del rifacimento delle sponde avvenute circa 5-6 anni fa abbiamo approfittato di questi lavori per infrastrutturare quelli che sono le banchine e gli argini del Natissa con colonnine di acqua e di luce per le nostre attività. È stato fatto un investimento di circa 400-450 mila euro, frutto dell'autotassazione dei soci. Perciò noi, senza diventare matti, mettendo circa 1000 euro a socio, abbiamo sempre riuscito a realizzare quello che chiunque può vedere passeggiando lungo le sponde di Natissa. Naturalmente questo è un punto di arrivo, di passaggio per quanti navigano nella laguna di Grado e Marano, ambienti suggestivi che meritano un transito. Insomma. Assolutamente, essendo Aquileia baricentrica rispetto a Grado e Marano ed essendo servita da quella che è un ramo della litoranea veneta, abbiamo cercato di favorire un turismo nautico lento, detto un turismo slow tourism, cosiddetto, facendo parte anche di un progetto europeo per il quale si favorisce la scoperta della laguna nei suoi tratti più suggestivi, risalendo anche i corsi d'acqua interno come può essere la Tessa. A tal riguardo noi abbiamo provveduto a circa 7-8 ormeggi per i natanti in transito, per coloro che vogliono da Grado, da Marano, da Lignano venire a far visita alla nostra cittadina. Quanti invece vogliano avvicinarsi magari al mondo nautico, a quello della vela, qui trovano dei servizi e anche delle proposte, degli accompagnamenti. All'interno dell'associazione abbiamo strutturato un sistema che ognuno prevede a fare qualcosa, nel senso che c'è una costola della vela che fa parte del trofeo della laguna, come prima è stato citato, c'è una costola che riguarda il kayak da mare, precisamente con il CKF, cioè che sta per Kayak Canoa Friuli. Abbiamo una sezione per le scuole nautiche, per il ricevimento, per il concepimento della patente nautica, ed inoltre l'esperienza dei lupi di laguna o dei marinai d'acqua dolce per quanto concerne un apprendimento veloce di chi vuole avvicinarsi al mondo della nautica in generale. Una laguna, quella di Grado e Marano, e canali interni naturalmente molto particolare, molto bella, ma che necessita di interventi. Ma la manutenzione delle aree lagunari ha un aspetto fondamentale, nel senso che l'erosione del mare rovina un pochettino gli argini, sia mare che gli argini delle aste fluviali, perciò ci deve essere un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato. In questo caso il pubblico può essere la regione, il privato può essere l'associazione, quali Nauti 7, che tendono a migliorare e a mantenere quello che è lo stato dell'arte delle aree lagunari. Logicamente, essendo noi gli fruitori principali, sappiamo quello che ci serve, è inutile fare delle opere inutili, anche per non sprecare denaro pubblico, però se non abbiamo il supporto degli enti preposti, delle istituzioni, siamo veramente in secco. Un aspetto principale
è il dragaggio dei canali della Litorania Veneta, che attualmente è in uno stato di semi-abbandono e diventa difficile usufruire e navigare nei canali stessi. Perciò noi auspichiamo che quanto prima, così come sarà fatto per la Tissa, anche la Litorania Veneta della laguna di Grado Marano sia soggetta ad opere di mantenimento e di manutenzione.